si fa il solito quadro con formazione. La formazione non la possiamo più dare, perché no, aiutiamo gli avversari. No. Facciamo un po' di pretattica. No. Sì, no, vai, ci sono. Ce l'ho abbastanza chiara in testa la formazione. Non sarà convocato del prete. Lorenzo voleva esserci, però a Frosinone purtroppo ha preso veramente un bruttissimo colpo, quindi non era in condizioni di poter scendere in campo. Lui è sempre un generoso, quindi fino alla fine ha fatto di tutto, però la logica, come sempre, ci consiglia di tenere giocatori poi importanti. Sono tutti insomma allo stesso livello, l'abbiamo fatto con Dico Zapata, Dico Buonaiuto, per dire magari i più giovani, stessa cosa è successo con Del Prete, con Belmonte, con Brighi, quindi nella gestione dei calciatori teniamo presente innanzitutto l'atleta in sé, e quindi insomma era giusto tenerlo così. Il resto sono, tranne Drolé, che comunque sia questa settimana siamo riusciti ieri per esempio a rimetterlo in un lavoro tattico, è stato importante perché non lavorava con la squadra praticamente dalla settimana del Carpi, della Coppa, quindi era un'eternità. E Mancini, che settimana prossima dovrebbe cominciare a rilavorare quantomeno parzialmente con il gruppo, e Dinolfo, che ha avuto un'infiammazione insomma al pube, ma una cosa insomma, assolutamente non grave, però una settimana, penso 10 giorni, sarà fuori, ecco. In linea di massima sono stato molto contento di lavorare con il gruppo squadra, perché insomma era quello che speravo da un po', spero di recuperare tutti quelli che hanno questi insomma mezzi acciacchi, però sicuramente fa piacere poter lavorare insomma con tanti giocatori e avere la possibilità anche di scegliere in base alle condizioni, al loro momento. Diciamo la formazione, hai qualche dubbio oppure... Ma dubbi no, perché insomma le idee ce l'ho molto chiare, è ovvio che a destra c'era da verificare insomma l'utilizzo di Belmonte o di Imparato, e quello dipende anche un po' dalle caratteristiche del nostro avversario, quindi sarà condizionato non solo dall'impegno dei ragazzi, che è stato ottimale da parte di entrambi, ma anche in base all'avversario, quindi è questo. No, centrocampo giochiamo, siamo invariati come la settimana scorsa, diamo continuità a Zebri, Brighi e Dezzi. Ciao mister, siamo passati in 10 giorni dalla gestione di un momento complicato nel quale niente andava diciamo secondo i piani, almeno dal punto di vista dei risultati ovviamente. Quindi un momento psicologico difficile a un momento psicologico esaltante dopo 2 vittorie, una sofferta, l'altra la definirei di grande personalità, con una rimonta, con una gestione anche del campo e delle energie veramente importante su un campo difficile. Sì. Questa settimana com'è stata? Cioè hai dovuto fare più il pompiere, o comunque questa squadra ha bisogno sempre di essere stimolata, di essere diciamo dato, gli va dato diciamo anche l'entusiasmo giusto per arrivare alla domenica, oppure hai dovuto comunque gestire le 2 vittorie e smorzare un po' magari qualche facile entusiasmo? No, noi sappiamo che dobbiamo avere l'umiltà che ci ha sempre caratterizzato a prescindere dai risultati, e allo stesso tempo l'entusiasmo di poter lavorare ogni settimana cercando di migliorarci. Questo ovviamente risulta più facile quando si vende un risultato importante da una vittoria, quindi queste 2 settimane sono state da un punto di vista di approccio al lavoro sicuramente con una testa più propositiva, meno occupata da pressioni, da pensieri, però non è cambiato nulla. Questo è un gruppo che ha l'umiltà giusta per lavorare, non ci siamo preoccupati eccessivamente del momento negativo, sapendo che il momento negativo era da un punto di vista dei risultati,
che potrà tornare, che potranno esserci dei momenti, speriamo pochi, però insomma difficili, ma nell'arco del campionato li attraversano tutti, e che ci saranno dei momenti più positivi dove invece dovremmo essere bravi a tenere l'equilibrio. Ho sempre parlato di una ricerca di equilibrio in campo, nella gestione della partita, ma anche e soprattutto nella gestione di quello che è l'extra, no? Perché poi si rischia di passare a momenti di ipercritica o a momenti di supervalutazione. Noi dobbiamo essere invece molto equilibrati nel sapere la nostra forza, i nostri difetti, a volerli migliorare sempre. Poi è normale che le vittorie, la vittoria di Frosinone, credo che sia servita per continuare questo percorso di crescita, di consapevolezza e anche di crescita di autostima, perché io sono d'accordo con te quando credo di aver visto un Perugia meno bello di altre partite, ma anche in base all'avversario, al campo, la tipologia proprio fisica degli avversari la mettono molto dall'impatto atletico. Però ho visto un Perugia molto maturo da un punto di vista della gestione, abbiamo saputo soffrire senza concedere, non ci siamo abbattuti davanti al loro gol, dopo il 2-1 abbiamo continuato a giocare con la serenità di un risultato che poteva essere tranquillamente 0-0, quindi abbiamo superato alcuni punti critici, insomma, delle prime giornate. Dobbiamo ovviamente ancora migliorare tantissime cose, però questo non è un gruppo che si esalta, perché sa bene che dopo momenti molto positivi, se uno non tiene i piedi per terra, si beccano dei ceffoni pesanti. Noi ci siamo passati le prime 5 giornate e quell'immagine, credetemi, che ce l'abbiamo sempre fissa negli occhi, quindi l'immagine della sconfitta con l'Entella, che è stata quella che ha chiuso un po', no, questo percorso di grandi prestazioni, ma purtroppo mancanza di risultati, ce la siamo tenuta dentro. Il viaggio di ritorno con il morale abbastanza sotto i tacchi, siamo intelligenti, ce la porteremo fino alla fine del campionato. Senti, arriviamo in un momento, diciamo, dove probabilmente il campionato di Serie B inizia un po' a delinearsi, no? Come valori in campo. Il calendario propone il Perugia queste 3 partite in casa tra le prossime 4. È un esame definitivo per il Perugia queste partite interne, un'opportunità? Che momento è della stagione? Ma è un momento importante, non direi assolutamente decisivo, perché questo inizio lo ha dimostrato, no? Basta vedere, le ultime 2 settimane hanno stravolto completamente le prospettive di alcune squadre che magari erano ultime, noi, o altre che erano magari apparentemente tranquille, un percorso pulito, e magari con 2 sconfitte si sono un po' impelagate. Come ho sempre detto, questo è un campionato che è all'insegna dell'equilibrio, quindi ogni partita, proprio perché equilibrata, diventa difficilissima. Le 3 partite in casa io non le guardo, guardo la prima in casa, e guardo l'Avellino, che è un avversario forte, che ha raccolto molto meno, è stato sfortunato perché a Vicenza meritava di vincere, in casa contro il Cittadella ha sbagliato un rigore sullo 0-0 e la partita poteva avere un valore diverso. Domenica ha fatto una grande vittoria, arriva qui con una squadra molto volenterosa, molto generosa, fatta da grandissimo agonismo, che hanno tanti giocatori molto dinamici, hanno un parco attaccanti di grandissimo rispetto, credo uno dei migliori della Serie B, perché non so poi chi sarà disponibile o meno, però Castaldo, Mukulu, Ardemagni, Verde, insomma, Bidawi, sono giocatori insomma, importanti per la categoria, quindi non vado troppo in là, mi fermo a questa partita, è una partita importante, però dobbiamo viverla come abbiamo fatto quella di Frosinone, con la consapevolezza che se siamo umili, cattivi, determinati, così, è una partita che possiamo vincere. Se pensiamo di aver fatto qualcosa di buono, è il momento invece che torniamo indietro e bisogna poi ripartire da capo. Io credo che questi ragazzi le batoste le abbiano già prese e non vogliamo rivivere, ripeto, quelle brutte emozioni dell'inizio di campionato. Quindi non sbaglieremo l'approccio, non sbaglieremo partita, sarà una grande gara e speriamo di essere più bravi dell'Avellino, una squadra che rispettiamo veramente moltissimo.
Mister, oggi si chiamano a fare statistiche percentuali. Uscire da due vittorie, tu hai fatto anche calcio da giocatore a certi livelli, quanti incidi a livello psicologico? C'è un giocatore libero di testa che magari fa una giocata, fa un tiro da fuori, magari fa qualcosa che in altre circostanze magari non farebbe. Secondo te percentualmente quanto incide? Incide molto, quando si dice che la testa fa tutto è la verità. Quando dico che bisogna essere bravi a tenere l'equilibrio, no? Perché noi possiamo dire tutto quanto, insomma le critiche positive, negative fanno parte di, insomma, del nostro mestiere, però la settimana di lavoro è sempre condizionata dal punto di partenza. Abbiamo vinto, ci sentiamo bravi, ci sentiamo forti, consapevoli di essere una squadra tosta, che ha fatto un'ottima partita, la critica si accetta meglio, l'errore del compagno lo si tollera, anzi ci si mette una pezza. Quando si dice che vincere aiuta a vincere, perché aiuta non solo a nascondere alcune cose negative, ma soprattutto ad accrescere l'autostima, la consapevolezza che va bene, non fa niente, è sbagliato, ci sono io che ti aiuto. Quando tutto va male, il rischio, specie quando non si hanno delle squadre forti caratterialmente, è la ricerca del colpevole. Allora abbiamo pareggiato perché il portiere ha sbagliato l'uscita, perché l'attaccante non l'ha messa dentro, perché l'allenatore ha sbagliato i cambi o la formazione, che sono tutte cose giuste perché fanno parte del nostro mestiere. E sono queste che condizionano la settimana. Quando si inizia di lunedì, si è vinto, tutte le critiche vengono accettate meglio e si fanno passi da gigante proprio nel miglioramento, perché allora puoi dire di tutto e di più e la squadra assorbe molto di più. Quando le cose vanno meno bene, se arriva da una partita negativa, da un risultato negativo, c'è questo senso di pesantezza un po' addosso ed è normale. Dobbiamo essere bravi noi dello staff a sapere lavorare su questo e essere bravi, insomma, di squadra a cercare di vivere settimane sempre con una ripresa positiva. Insomma, sarà stata un'ottima gara e un risultato positivo. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Due cose. Se è vero che questa squadra si esprime meglio per caratteristiche, non so per quale altro motivo, lontano da alcuni, o è soltanto una coincidenza il fatto che finora non siano arrivati, non ci siano state prestazioni all'altezza rispetto a magari a quelle esterne? Questa prima cosa. Ma no, non sono convinto di questo, perché in casa non abbiamo fatto bene, diciamo, al nostro livello, quello che, insomma, cui ci eravamo abituati, il primo tempo con la Ternana e il primo tempo con la Spal. Però io il secondo tempo con la Ternana lo paragono forse al primo tempo di Bari, col Bari in casa, dove ho visto una squadra veramente arrembante, abbiamo creato tantissimo. C'era ancora 15 minuti di forcing totale, perché l'avevamo chiusi proprio nella loro area di rigore. E quindi ho visto un ottimo Perugia, come ho visto un buon Perugia nel secondo tempo con la Spalla. Può darsi che magari in casa sentiamo un po' sta pressione di dover vincere per forza, dobbiamo essere bravi anche a superare questo impatto qua. Con la Spalla l'abbiamo accusata, non dobbiamo nasconderci, però venivamo da tante situazioni purtroppo negative da un punto di vista proprio di emozionale. E sai, quando giochi in casa davanti al tuo pubblico senti un po' il peso di dover a questa gente qualcosa. E quando sei forte mentalmente riesce più facile. Quando viene da un momento difficile rischi di pagarla. L'abbiamo un po' pagata con la Spalla. E con la Ternana un pizzico di tensione. Ecco, credo che siano state condizionate le nostre prestazioni qui da un po' di pressione, dal derby, dal momento di classifica, da un po' di cose. Quindi credo sia stata più una cosa psicologica che tecnica, tattica, insomma, legata a questo. Senti, l'altra invece riguarda un po' le scelte, nel senso che la formazione tu non l'hai comunicata adesso, ma immagino che invece la squadra la sappia, no? Sì, da stamattina la sa. Questa mattina la sa. Differenza della settimana scorsa, che l'ho data veramente dopo l'ultimo allenamento. Poi di fatto l'hai data anche a noi, perché il centrocampo ce l'hai detto, la difesa insomma è quella, c'è da sostituire il prete. Cioè, se è vinta una partita importante giocando bene, non è che uno fa una rivoluzione totale. Abbiamo avuto anche un giorno in più per preparare questa partita, abbiamo giocato sabato e si gioca di domenica, quindi non ho avuto defezioni, è normale che l'11 non si allontana
da quello della settimana scorsa. Però volevo arrivare a questo, davanti invece non c'è detto nulla e ci sono comunque varie alternative che tu hai a disposizione, che sicuramente avrai valutato nel dare, prima di dare la formazione. L'unico dubbio riguarda a sinistra, perché Di Carmine ha fatto una grande partita, ha fatto gol e gioca, e come gioca Nicastro, che sta facendo benissimo. Quindi l'unico dubbio era dato da due giocatori fortissimi, che sono Buonaiuto e Guberti, e hanno caratteristiche. La staffetta, se no, eventualmente. Ma la staffetta non è detto che avvenga tra di loro, perché io ho la possibilità di intercambiare i giocatori di attacco, possono ricoprire tutti e tre i ruoli, e quindi in genere cerco di partire col tridente che per quella partita mi dà maggiori garanzie, cioè, o almeno nell'idea iniziale è quello che può far più male, pensando magari anche a possibili innesti a partite in corso, chi magari nell'ultima mezz'ora può spaccarmi la partita con certe caratteristiche, quindi la valutazione è fatta in questo senso. Bene, bruciata praticamente, ma in linea del tutto ipotetica, da centravanti, da ex centravanti, con un Nicastro che ha quel tipo di caratteristiche e un Guberti dall'altra parte, tatticamente è meglio uno come Bianchi o uno come Di Carmine? Hai già detto che Di Carmine gioca, sì, però, sì. Questa vale anche per il futuro, virtualmente. Guarda, ho la fortuna di avere tanti attaccanti forti, dopo dico sempre le stesse cose, però è la realtà quello che penso. Credo che le gerarchie davanti non le faccia il gol, la prestazione, lo faccia chi si mette al servizio della squadra. Io ho sempre detto questo, nel Perugia esiste una sola gerarchia, il singolo al servizio del collettivo, ma lo dico convinto e lo dico a loro per primi, perché ci sono i momenti in un campionato dove uno è più in condizione dell'altro, la partita, e quelle sono ovviamente cose che dipendono più dall'allenatore che da loro. Da parte loro io voglio grandissima dedizione e voglia di sacrificarsi per la squadra. Quando vedo questo so che chi metterò in campo non sbaglierà partita. Può anche giocare male, può anche sbagliare un gol, non mi interessa. Però so che avrà fatto di tutto per la squadra. E questo è quello in base a cui io faccio delle scelte, quindi valuto molto chi si mette al servizio della squadra, valuto molto il loro momento, l'avversario a volte, la partita, però è più facile quando hai giocatori forti che stanno bene e allora puoi scegliere. All'inizio le scelte, come ho detto anche la settimana scorsa, sono state spesso condizionate da situazioni fisiche, quindi oggi che ho la possibilità di scegliere dico che entrambi possono giocare in questo tridente, perché da una parte c'è Guberti e un Buonaiuto che magari arrivano sul fondo e possono crossare, quindi uno sfondatore magari più simile a Rolando potrebbe essere utile, però sono due giocatori come Nicastro che giocano anche bene in velocità, con i tagli, con triangolazioni veloci, quindi magari più uno come Di Carmine. Non ci sia solo un modo di finalizzare, tante soluzioni diverse, quello su cui abbiamo lavorato anche nelle ultime settimane, insomma, trovare anche delle chiavi nuove rispetto a quello che magari proponevamo tantissimo all'inizio, ma magari ci faceva raccogliere qualcosina in meno, trovare delle soluzioni nuove che magari possono essere un po' meno prevedibili anche per gli avversari. Tatticamente non sarà la partita di Frosinone, nel senso che l'Avellino ovviamente non so come te lo aspetti che venga qui a Perugia. Però il dubbio che hai su Belmonte mi fa pensare che credi ad un Avellino che voglia fare la partita, cioè Belmonte a destra, quindi comunque una difesa un pochino più chiusa la nostra, ti aspetti un Avellino che voglia fare la partita oppure un Avellino che aspetterà il Perugia, insomma te la sarei fatta un'idea. Sì, sull'Avellino assolutamente. È una squadra che, a differenza di quanto può sembrare nel vedere, nel studiarla, è una squadra che attacca tantissimo. È una squadra che attacca con 6-7 uomini in area di rigore. E gioca un 3-5-2 molto molto propositivo. Difensori centrali che arrivano addirittura al cross, gli esterni quindi che sono sempre fissi in area di rigore, le due mezzali fisse in area di rigore, le due punte fisse in area di rigore. Quindi è una squadra molto molto propositiva. E questo spesso riesce a farlo meglio fuori casa, dove magari trova spazi, ha gente di grandissima gamba e nelle ripartenze può mettere in difficoltà chiunque.
hanno come quinti Belloni e Asma, che hanno grandissima frequenza, grandissima corsa. Davanti hanno giocatori strutturati e rapidi, perché Verde è un giocatore rapido, bravissimo tecnicamente. Hanno due mezzali fortissimi, perché Soumaré è un giocatore da spiccate qualità offensive. Non hanno Gavazzi, ma hanno D'Angelo, che ha grandissimi tempi di inserimento. E quindi è una squadra che spinge, insomma, che costruisce molto, insomma, non mi aspetterei un Avellino rinunciatario chiuso nella sua metà campo ad attenderci. O comunque sia, potranno alternare momenti di attesa e sfruttare le ripartenze, momenti di aggressività, e noi dovremmo essere bravi a saper fare tutte e due le cose, quindi non aver fretta quando troveremo l'avversario piazzato e cercare di giocare come sappiamo, ed essere bravi a non prendere ripartenze nel momento in cui loro, insomma, andranno alla ricerca di spazi. Se non ci sono altre domande, grazie e buongiorno.